dove mi stai portando? Lo vedrai. Por favor, para, para! No, no, non ti. Ah, va bene. Dopo di te. Comincio vagamente a insospettirmi. Sai, questo non sembra affatto l'ufficio del direttore. A sinistra. Che hai ricevuto? Di qua. Qui dentro. Siamo arrivati. Bene. Ok, mi toglieresti le manette? Voglio una fetta. Fetta? Qualunque cosa speri di trovare, ne voglio un po'. No, Vargas, l'accordo era che ci avresti fatto entrare, uscire e basta. E basta? Sto rischiando le chiappe per voi, Gringos. Sì, Rafe ti paga un mucchio di soldi per il disturbo. Sì. Ma non abbastanza. Ti hanno detto di non aprirla. Ah, e mi hanno anche detto di non accettare mazzette, o portare qui gente, o anche picchiare i detenuti. Ma eccoci qui. D'accordo, ma stai attento, a 300 anni. Era un membro della ciurma del capitano Henry Avery. Tu sai chi è? Era un pirata. Il pirata che ha fatto il più grande colpo della storia e l'ha fatta franca. Era su un libro. Bravo. Più di 400 milioni di dollari in oro e gioielli, tutti su una singola nave. La Gunsway. Sì, conosco già la storia. Puoi arrivare al punto. Sono rinchiuso nella cella più alta della prigione spagnola. Ecco, spero che un giorno tu possa riuscire a entrare in questo luogo infernale, portare la mia croce e scoprire le ricchezze del paradiso. Quindi? Cosa vuoi? Le ricchezze del paradiso. Oh, santo, è una metafora. No, 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 no. Tu e gli altri non avete pagato per entrare in quel luogo infernale solo per una metafora. Voglio una fetta. Ok, facciamo così. Tu mi lasci salire e controllare la cella. E se dopo 300 anni è rimasto qualcosa, puoi fare un accordo con Rafe. Ora potresti... La lettera? Por favor. E come pensi di arrivarci? Scalando. O forse preferisci farlo tu, visto che vuoi una fitta. Cerca di non crepare. Sì. Questo è il piano. Hai guardato ciò che ti ho chiesto? Sì. L'ho nascosta laggiù, sotto al tavolo da lavoro, vicino alle casse. Ecco, una passeggiata. Bingo! Comincia la festa. Dovrebbe fare il casino. Cosa abbiamo qui? Ah.
ecco la cella. Come arrivo lassù? Si parte! Se posso scivolare giù da lì e agganciarmi alla torre. Non vedo l'ora di raccontarlo a Sam. Sempre più in alto. Devo trovare la cella più alta. Oh, merda! È incredibile, ma qui c'erano molti pirati che finivano sulla forca. Adesso? Continua a salire. Io che mi lamentavo delle prigioni moderne.
incredibile che questo posto stia ancora su. I spagnoli la sanno lunga in fatto di prigioni. Chissà quanti pirati sono morti qui. Ok, diciamoci la verità. Mi diverto da matti. Sam, cosa ti stai perdendo? Siamo la cella di Burns. Cella? Sembra più una suite. Ok. Da dove iniziamo? Il sole e la luna. Simboli alchemici di oro e argento. Un attimo. Ricordo qualcosa di simile sulla lettera. Ah. Fa parte del simbolo. Ah. Ecco l'altra metà. Dunque. Ora ci siamo. Ok, un simbolo dello zodiaco. Il Sagittario. E il segno dello Scorpione. I graffi e scarabocchi avranno un significato. E due in numeri romani. No. Ho perso qualcosa nella lettera. Sagittario e 10 in numeri romani. Dieci in numeri romani. Niente. Che diceva la lettera?